Parlando di beni culturali, la sensazione Italia è che Siracusa si sia stancata di una regione che fin qui è stata solo matrigna. Vede, se io non avessi i dati non solo dell'affluenza dei beni regionali, ma i dati dell'affluenza ai beni comunali, cioè quelli che l'amministrazione comunale ha aperto e messo e reso a disposizione per la fruibilità, sono dati non incoraggianti, più che incoraggianti. E allora chiaramente mi domando e dico perché questa provincia deve continuare ad essere così penalizzata, con un danno d'immagine enorme che noi subiamo dai turisti. Non possiamo più restare in silenzio, tanto più che c'è 1.700.000 euro di fondi di sbigliettamento che appartengono al Comune di Siracusa, che sono vincolati e destinati proprio a colmare quelle lacune che noi viviamo sulla nostra pelle nei siti regionali in questo momento. E mi chiedo cosa ancora dobbiamo aspettare, quanti altri danni in termini di immagine e di ritorno per la nostra economia dobbiamo attendere prima che l'assessorato regionale decida di fare qualcosa oltre a presentarsi per una pulizia di un sito. Tant'è che non è ormai un mistero, il Comune spinge perché l'area della Neapolis, il parco archeologico, possa diventare autonomo da Palermo, sull'esempio di quanto accade ad Agrigento, e i soldi, l'incasso insomma dei biglietti, parliamo di 3 milioni e mezzo l'anno, rimangono direttamente a Siracusa senza inspiegabilmente finire a Palermo, essere drenati lì e lì rimanere. Non c'è alcun dubbio, anche perché le esperienze dei siti che hanno avuto l'autonomia gestionale di fatto è un'esperienza virtuosa.